Buongiorno a tutti, sono Iana924, questo è il mio canale e oggi abbiamo un caso per la mystery session, delitti e serial killer. E parleremo di un serial killer. Allora, io mentre studiavo questo caso mi sono resa conto di una cosa, ossia pochi ne parlano. Ho trovato una pagina di Wikipedia poco corposa, anche i vari siti che parlano di true crime ne parlano molto poco. Ci saranno uno, due, massimo cinque video su YouTube, tutti in inglese, speciali TV e documentari, ne ho visti solamente due. So che ce n'è un terzo, ma diciamo su YouTube non si trova, e andare sul web per queste cose un po' è complicato. E testi su di lui ce ne sono pochi. Il che è strano, perché la persona di cui parleremo oggi è uno dei serial killer statunitensi, ovviamente, più efferati di sempre. Una persona che a rigor di logica meriterebbe quintali e quintali di scritti su di lui, di cui si dovrebbe parlare a profusione. Eppure non ne parla quasi nessuno. E principalmente per due motivi di cui parleremo alla fine, o meglio, seguendo tutto il video, i motivi saranno, diciamo, più o meno chiari, specialmente uno con l'altro, diciamo, bisogna arrivarci per induzione. Oggi, infatti, parliamo di Donald Harry Gaskin, detto Pee-wee. Allora, Donald nasce nel 1933 e, cosa molto importante che inciderà molto sulla sua psiche, è il fatto di essere un figlio illegittimo, ossia sua madre ha appena 15 anni quando lui nasce e il padre, chiunque gli sia, non lo riconosce, se dà, come si dice a Roma. Quindi Donald cresce con questo grande complesso di inferiorità, perché lui viene iscritto all'anagrafe e quindi anche a scuola con il cognome della madre, Parrot. Quindi lui capisce che c'è qualcosa che lo differenzia dagli altri bambini, ma anche da tutto il resto, diciamo, della popolazione locale. Perché di solito i bambini prendono il cognome del padre, del marito, invece sua madre è sola, ha dei fratelli che l'aiutano in qualche modo, ma lui non ha il cognome del padre, il cognome della madre. E questo fatto alla lunga finirà per, diciamo, creare questo senso di estraneità tra lui e il mondo, che sarà molto importante per le azioni in futuro. Tra l'altro, c'è anche un altro problema, diciamo che oggi può sembrarci una minuzia, ma che per Donald sarà molto importante. Ossia, Donald Henry Gaskin è il cognome del patrigno che lui prenderà quando sua madre si risposerà, è piccolo di statura. Se guardiamo le foto, infatti, notiamo che sarà su 1,50 m, 1,60 m, insomma è molto basso. E questo fin da bambino. E quindi in famiglia, ma anche i pochi amici che ha, i compagni di scuola, lo prendono in giro chiamandolo Pee-wee. Pee-wee lo si può tradurre dall'inglese italiano come soldo di cacio, o anche tappo. Diciamo che è uno slang molto discriminatorio. Con tutto il rispetto, io, diciamo, lo utilizzerò spesso in questo video per diversi motivi. Quindi Donald cresce basso di statura, bullizzato perché è basso e anche perché è comunque un figlio illegittimo. Sua madre ha diversi fidanzati, i quali lo picchiano sistematicamente e alla fine si sposa con un uomo che gli darà il suo cognome, sia Gaskin, e anche lui comunque è molto violento nei suoi confronti. Sua madre avrà da quest'uomo altri figli. Quindi comunque Donald si sente isolato, sia diciamo fuori casa, in quanto appunto figlio illegittimo e basso, e dentro casa, perché comunque lui è l'altro figlio. Questo fatto è importante perché capiamo che fin da bambino Donald prova un odio costante per il mondo e più cresce e più avverte quella che lui, nella sua autobiografia uscita poco prima della sua morte, chiamerà una forte sensazione di fastidio che non riesce a far andare via. Tra
Dall'altro si appassiona fin da subito, diciamo, a quelli che sono i tratti caratteristici di un serial killer in crescita. Ossia, gli piace guardare le sofferenze altrui, gli piace torturare gli animali e a queste se sensazioni, diciamo, di dolore altrui e di sangue, lui associa quasi sempre, diciamo, anche una certa, come direbbero a Roma, un friccicore, mettiamolo così. La scuola è un disastro, obiettivamente non impara nulla e non ci tiene nemmeno. Tra l'altro ricordiamo che siamo negli anni 30-40 in South Carolina, quindi è uno stato che è fortemente colpito dalla Grande Depressione, che appartiene a quella parte che, degli Stati Uniti che viene detta la Bible Belt, quindi una parte molto religiosa, molto conservatrice. E anche molto povera in questo caso, dove è più importante mantenere le forme che non davvero fare qualcosa. Quindi che Donald non riesca a scuola è in parte rilevante perché prima la lascia, prima può trovarsi un lavoro, si ragiona in famiglia. Quando ha 13 anni, Donald la scuola la lascia del tutto e si fa degli amici con cui comincia a compiere dei piccoli furti. Diciamo nulla che venga così segnalato perché tutti hanno altri problemi, siamo ormai negli anni 40, c'è la guerra, c'è uno sforzo bellico che viene richiesto e le regioni più povere della Bible Belt sono veramente nei guai per questa faccenda. Ed è per questo che Donald e i suoi due amici hanno l'idea un giorno di rapire e usare violenza sulla sorella di uno di loro. Entrambi, o meglio tutti e tre, hanno problemi ad approcciare in maniera normale le ragazze, perché si sentono comunque scherniti, sono, diciamo, i teppisti del paese, quelli di cui è meglio non fidarsi, e soprattutto lui si sente basso e illegittimo. Quindi hanno l'idea di rapire questa ragazzina di 13 anni e fare tutto quello che vogliono. Quindi ci riescono e, no, e nonostante le promettano dei soldi e anche qualche minaccia nel caso ne dovesse parlare, quando la ragazzina torna a casa, sua madre si rende conto che c'è qualcosa che non va, la fa confessare, avvisa gli altri genitori, ma non chiama la polizia, perché appunto bisogna mantenere le forme. I signori Gaskin si incavolano a morte per questa faccenda. Ma nemmeno loro chiamano la polizia, non si usava all'epoca. Queste faccende di morale si risolvevano in casa. Il signor Gaskin picchia letteralmente a morte il figliastro, ma a Donald la cosa poco importa. Lui si è divertito per tutto il pomeriggio e ha imparato ad associare la violenza al sesso e gli piace. Si dice che prima o poi lui ripeterà questa esperienza. Tra l'altro, a differenza di diversi altri serial killer che parleranno delle loro infanzie come dei disastri, degli incubi, pensiamo a Charles Manson, Edmund Kemper III, Harry Lee Lucas, anche lo stesso Ted Bundy in minima parte, lui no. Pee-wee dirà sempre che la sua infanzia è stata normale e anche abbastanza felice, perché al di là di tutto, lui è cresciuto in un ambiente in cui c'era poco, gli altri avevano poco e quindi lui non si rendeva conto di quanto effettivamente gli mancasse. Comunque, da questo fatto in poi, comincia ad entrare e uscire dal riformatorio per piccoli furti, incendi, aggressioni e ogni volta è sempre peggio. I riformatori e poi i carceri all'epoca erano, diciamo, degli incubi che non servivano affatto a riformare, diciamo, coloro che c'entravano anche a salvarli o a riabilitarli. Servivano anzi a tenerli separati dal resto della popolazione e siccome vi avveniva di tutto, letteralmente di tutto, quando uscivi, se uscivi, eri ancora peggio di quando eri entrato. E Donald, questo lo capisce subito, lui subisce violenza sia dagli altri detenuti, che dalle guardie viene considerato inoffensivo proprio perché è piccolo di statura e la cosa lo fa infuriare. Quando infatti si trova per la prima volta in un carcere per adulti, decide che la situazione deve cambiare. Quindi, essendo una persona intelligente, Donald decide di fare l'unica cosa che gli garantirà
rispetto in carcere. Uccidere qualcuno di importante. E ci riesce. Nonostante sia appunto un Pui, Donald riesce ad uccidere, diciamo, uno dei carcerati più pericolosi. E sebbene si faccia 6 settimane di isolamento, quando esce è diventato una persona rispettata e ha dei detenuti che lavorano per lui. Quindi, capisce una cosa, è intelligente, può scamparsela e può anche averne dei vantaggi. Quindi, quando esce dal carcere ogni volta prova, diciamo, a avere un lavoro normale, ma non ci riesce. Furti, aggressioni, stupri, incendi dolosi. Donald, Harry Gaskin, detto Pee-wee, fa avanti e indietro dal carcere. Ogni volta c'è sempre questa maniera. Questo ciclo sembra destinato a non interrompersi. Per alcuni anni addirittura, quando prova a fare la brava persona, si occupa di essere l'assistente di un pastore itinerante. Sembra infatti un mestiere che in qualche modo possa riabilitarlo, possa cambiarlo. E invece no, perché per Donald è la scusa per girare per tutta la Carolina del Sud e appunto compiere aggressioni, stupri, furti, senza che nessuno sospetti di lui. Perché chi sospetterebbe dell'assistente di un pastore, un uomo che all'apparenza sembra tranquillo e inoffensivo? Ed è proprio così che si decide che bisogna passare, diciamo, allo step successivo, l'omicidio. Ci era arrivato molto vicino in un'occasione quando, dopo aver dato un passaggio a una ragazza, le ha fatto alcune proposte, lei lo aveva rifiutato, scannendolo proprio per la sua, diciamo, scarsa altezza. Non ci aveva visto più, aveva preso il martello e l'aveva colpita diverse volte in testa senza però ucciderla. E la ragazza l'aveva ovviamente denunciato per tentato omicidio. Quindi Donald si dice, lui ha scoperto che ogni volta che compie un'aggressione, uno stupro, la forte sensazione di fastidio scompare. Quindi lui vuole farne ancora e questa volta si dice, ucciderà, così nessuno potrà andare a denunciarlo. In tutto questo ho dimenticato una cosa, ossia Donald si è sposato 6 volte, o meglio, si è sposato una volta giovanissimo e ha divorziato. Quando ha divorziato si trovava in carcere, sua moglie gli manda i documenti per il divorzio, lui tenta un'evasione e viene ripreso. Comunque, quello è un matrimonio che si conclude con il divorzio. Gli altri, invece, no. Lui risulta legalmente sposato con la sua seconda moglie e con altre quattro donne che non sanno che lui sia già sposato. Tra l'altro, da una di queste avrà anche 2 figli, se vogliamo dirla tutta. E negli anni, Donald farà una differenziazione tra i suoi omicidi, ossia gli omicidi dell'autostrada, in cui rapisce e uccide, e dopo averle violentate, delle ragazze, in alcuni casi anche dei ragazzi, come 2 hippie che nel 69 lui rapisce e uccide, perché le ha scambiati per delle ragazze avendo i capelli lunghi, e di cui non sa esattamente il numero. Per anni non saprà dire esattamente il numero delle persone uccise negli omicidi dell'autostrada. Passerà da una stima di 20-30 a una stima di 60-70, insomma, è un numero così grande che lui ne ha perso il conto, se mai lo ha tenuto. E gli omicidi gravi, che riguardano persone che in qualche modo sono vicine a lui, persone che hanno fatto un torto o che semplicemente in qualche modo hanno attirato la sua attenzione. Il primo degli omicidi gravi sarà la prova che, con un po' di convinzione, può riuscire a cavarsela. Si tratta infatti di suo nipote Jamie e della sua amica Patricia. Jamie e Patricia si fidano molto di zio Donald, al punto che in alcune occasioni Donald stesso ha comprato dell'alcol per loro. Quindi, quella sera, quando sono entrambe un po' alticce, Patricia lo chiama e gli chiede: scusa zio Donald, qui Jamie sta male, puoi venire a prenderci, ma non ci portare a casa, portaci da un'altra parte, è tempo di farle smaltire la sbornia, andiamo.
Quindi Donald parte, le va a prendere e le porta a casa sua. Dice, io dopo io vi porto a casa, ma non posso portare così, Jamie. Quindi vi porto a casa mia, le faccio una doccia, vi mettete sul mio letto e domani vi riporto a casa. Nulla di male. Ma Patricia comincia a sentirsi a disagio quando Donald comincia a spogliare Jamie per farle la doccia e propone di farlo lei. Insomma, è un uomo adulto con un adolescente, è strano, è inquietante, preoccupante. Al che Donald la tranquillizza. Non ti preoccupare, sono suo zio, il vecchio zio Pee-wee. Le ho fatto il bagno fin da quando è una bambina, lascia fare a me. Insomma, lui cerca in tutti i modi, e ci riesce anche per gli anni che sono, a creare un clima di, diciamo, di tranquillità e di familiarità. Sono suo zio, quindi una persona del cerchio familiare, una persona di cui non si sospetterebbe mai. Sono il suo vecchio zio che le ha fatto il bagno tutta la vita, quindi è un'azione che ho fatto sempre, non devi preoccuparti, non c'è nulla di strano. Sono suo zio Pee-wee. Usa opportunamente questo soprannome con cui è noto in paese. È tale che Patricia, che lo conosce anche lei il soprannome, non si preoccupi, perché il vecchio zio Pee-wee è una persona tranquilla, certo che ogni tanto finisce in carcere, ma per dei furti. Potrebbe far del male a Patricia, obiettivamente non ha senso. Insomma, un vecchio zio non fa queste cose. Patricia si calma, accetta che sia Donald a farle la doccia e poi si recano nella sua stanza. Quando si rende conto che Donald sta per abusare di Jamie e anche poi di lei, Patricia riesce a far rinvenire l'amica e le due tentano di fuggire. Donald quindi le raggiunge, diciamo le stordisce, le riporta nella sua stanza, abusa sessualmente di entrambe e poi le uccide e le seppellisce lontano da casa. Quando la polizia gli chiede cosa sa di sua nipote e della sua amica e quando le ha viste l'ultima volta, lui risponde che le ha viste effettivamente quella sera, le ha portate a casa, le ha aiutate per un po', poi le ha portate a una stazione, diciamo, degli autobus, dove le due avevano appuntamento con alcuni ragazzi per andare a una festa. Quindi probabilmente è accaduto qualcosa lì, alla festa è accaduto qualcosa, lui non lo sa. Lui è soltanto uno zio che agite per il bene delle ragazze. Forse avrebbe dovuto avvisare la sorella che la figlia aveva bevuto un po', che insomma poteva essere una situazione grave, ma capitolo, lui è un bravo zio, insomma. Mette su quest'area bonaria barra stupida che inganna tutti. Nessuno pensa effettivamente che Donald Gaskin, detto dalla cittadinanza Pee-wee, sia effettivamente un serial killer, nonché un uomo che ha ucciso a sangue freddo la sua stessa nipote. Insomma, c'è un cortocircuito che paralizza le indagini, che nemmeno iniziano, perché appunto vengono etichettate queste scomparse come, diciamo, allontanamenti volontari. Ricordiamolo, sono gli anni 60 e anche l'inizio degli anni 70. Gli adolescenti spariscono di casa in continuazione, scappano, vanno dovunque con l'autostop, con autobus, si uniscono alle comuni hippie, qualcuno scappa a Los Angeles, qualcuno in Florida fondano una comune, non si sa dove si finiscano, e la polizia non vuole perdere tempo e denaro per cercare appunto un ragazzo scomparso di casa che poi può ritrovare tre giorni dopo in un comune di hippie strafatto. Non si pensano nemmeno, quindi le indagini si chiudono così. Diciamo che è tutta una questione di tempismo e di capacità da imbonitore. Nel 75 Donald commette due errori apparentemente slegati ma che saranno fondamentali nel prenderlo. Ossia, chiede aiuto a un suo amico, Walter Neely, per seppellire due cadaveri. Ricordiamo che al di là di tutto, Pee-wee, in città, è notissimo, proprio perché è base comunque un piccolo delinquente che entra e esce dal carcere, ed è considerato di base inoffensivo e parte del colore locale. Quindi si fida molto di questa persona, è vero, molti conoscenti e molte persone che hanno fatto arrabbiare sono scomparse nel nulla, ma sono gli anni 60-70, nessuno si preoccupa di quello che accade in South Carolina. E quindi Pee-wee si sente abbastanza sicuro da chiedere aiuto a Walter. C'è una cosa che però non sa di Walter.
Walter negli ultimi anni è divenuto molto religioso e questa faccenda di dover seppellire dei cadaveri lo turba molto. Inizialmente accetta, poi si confida con la moglie e con il pastore e decide sul consiglio di entrambi di denunciare il suo amico Donald Henry Gaskin, anche se effettivamente può denunciarlo per omicidio, comunque per occultamento di cadavere, ma alla fin fine non si decide. Però lui sa, sua moglie sa e il pastore sa. Il secondo errore è quello di rapire, violentare e poi uccidere la babysitter di suo figlio. C'è solo un problema. La ragazza vive a North Charleston, insomma un quartiere di un certo livello. E i suoi genitori sanno che fa la babysitter per Donald Henry Gaskin e la sua famiglia. Quindi, essendo stato lui l'ultima persona ad averla vista, immediatamente accende qualche sospetto e quindi il padre della ragazza lo fa arrestare per omicidio. Inizialmente Donald accetta di essere, diciamo, processato per questo omicidio, non ammette gli altri. Poi, nel 1980, durante una lite in carcere, uccide un altro detenuto e quindi, quando sa che la pena di morte è imminente, si decide a raccontare tutto. Racconta tutta la sua vita, racconta i suoi omicidi, racconta sia degli omicidi dell'autostrada che degli omicidi gravi. E prima di morire, diciamo, registra diverse cassette audio che poi formeranno la sua autobiografia. Lui vuole dire tutto. E muore giustiziato nel 1991. Da quanto letto, fece un'unica volta richiesta per la grazia, non l'ottenne e si rassegnò. Comunque ammise che lui aveva vissuto una vita felice, tranquilla, e questo perché aveva fatto tutto quello che voleva, senza che nessuno potesse fermarlo. Diciamo, a lui non importava che fo cosa fosse etico, cosa fosse non etico, cosa fosse bene, cosa fosse male. Lui aveva fatto tutti quegli omicidi, li aveva commessi, perché solamente in quei momenti quella forte sensazione di fastidio scompariva. Quindi era diventato, diciamo, quasi una droga. Più lui uccideva e più uccideva in maniera efferata, e più la sensazione scompariva a lungo, quindi per questo continuava, a detta sua. Tramite la sedia elettrica, cosa molto interessante, inizialmente la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzionale, diciamo, la sua condanna a morte, si è beccato l'ergastolo solo per un omicidio, quello della babysitter. Poi nell'80, invece, con la morte dell'altro carcerato, ottenne anche la pena di morte, che probabilmente lui cercava. Ora veniamo ai motivi per cui Donald Henry Gaskin, detto Pewee, non ha mai avuto la fama che secondo lui meritava, fatto di cui si è lamentato nella sua autobiografia, tra l'altro. Allora, i motivi principalmente sono due. Allora, uno è l'area geografica. Donald ha commesso i suoi omicidi in South Carolina, e il South Carolina non è mai stata una zona molto attrattiva agli occhi, diciamo, dei mass media o anche della polizia. La stessa FBI e la stessa polizia, diciamo, dello Stato non ha mai fatto grandi indagini, quindi non è stata protagonista di una caccia all'uomo o comunque di un grande battage pubblicitario, quindi è stato preso quasi in sordina e questo non ha aiutato. Insomma, ha commesso i suoi omicidi in uno Stato molto povero, in uno Stato conservatore in cui si tende a non parlare di queste cose, lo si fa anche per altre questioni. Non è, diciamo, che ne so, un David Berkowitz che ha ucciso a New York, non è un Charles Manson che ha ordinato i suoi omicidi a Los Angeles, non è un Jeffrey Dahmer che ha ucciso a Milwaukee, insomma, erano tutte città grandi con grande attenzione da parte dei mass media e la polizia stessa. Lui ha ucciso in South Carolina, che è uno stato che la gran parte di noi europei non sa trovare sulla mappa, cioè io di quella parte della Bible Belt, se mi dai una cartina degli Stati Uniti, non la so trovare. E tu invece mi dici trova la California, o anche trova Los Angeles, trova New York, trova Milwaukee, io le so trovare. Ma South Carolina, no. Viene anche, diciamo, c'è anche una questione di tempi.
Donald commette i suoi omicidi dal 69 al 75 e comincia a parlare solamente verso gli anni 80. Quindi sono anni in cui di fatto dei serial killer non ci si occupa molto, lui comincia a parlare anche molto tardi, quindi non riesce a catalizzare l'attenzione da parte dei mass media. Non è Charles Manson, che comunque ci riesce meravigliosamente, non è Edmund Kemper III, non è Ramirez, non è Berkowitz, non è tanti altri, non è nemmeno un Harry Lee Lucas che ha una storia strappalacrime da raccontare, che quindi comunque attira l'attenzione. Donald Gaskin, per sua stessa ammissione, ha avuto un'infanzia normale e ha, diciamo, agito in un periodo in cui ai giornali degli omicidi seriali non importava nulla. Fosse avvenuto con 10 anni, diciamo, di scarto negli anni 70 e negli anni 80, sarebbe stato già molto molto diverso. Tra l'altro appartiene, diciamo, a quella zona geografica che in quegli anni subisce un autentico terremoto culturale. Sono gli anni in cui il sogno americano si infrange contro il movimento hippie, contro la sconfitta in Vietnam, contro il Watergate, in cui i vecchi sani valori, quindi la famiglia, l'ordine, la decenza, il lavoro, vengono sovvertiti, in cui sembra che non abbiano più uno scopo. Pensiamo anche che sono gli anni in cui esce, diciamo, Non aprite quella porta. Non aprite quella porta, al di là di tutto, è un film fondamentale per la controcultura americana e per la percezione degli Stati Uniti, in cui appunto il sogno americano viene stravolto, viene deformato, viene destrutturato. I valori fondamentali, che in certe zone sono ancora molto forti, vengono spazzati via anche da questo film, in cui si parla, è vero, di famiglie, di dovere, di lavoro, ma quale famiglia? Insomma, non aprite quella porta, parla di una famiglia di cannibali, in cui scopriremo nei film successivi si pratica l'incesto. E questa è una situazione che l'America non vuole eliminare, insomma, non ne vuole parlare. Non vuole pensare che ci siano zone in cui alcune cose possono avvenire. Non vuole pensare che, diciamo, l'etica del lavoro venga così sconvolta al punto che un ex macellaio addestri i suoi figli e i suoi nipoti per fare quelle cose in cui, diciamo, la nobiltà del lavoro viene snaturata nell'omicidio seriale. Anche perché, come si dicono in molti, è qualcosa che potrebbe seriamente accadere. Ci sono zone negli Stati Uniti in cui, diciamo, accadono cose particolari, in cui ci sono famiglie dove si fa tutto tra di loro, se ci siamo capiti cosa intendo. E sono sempre quei gruppi di famiglie che ora con l'industrializzazione, con l'avvento della globalizzazione stanno scomparendo, ma che negli anni 60 e 70, diciamo nelle due Caroline, in alcune zone della Florida, Texas, Mississippi, Alabama, Virginia, West Virginia, erano abbastanza comuni. Quelli che vengono detti i cosiddetti Illimis, Redneck e White Trash, che sono, diciamo, allontanati dalla stessa comunità statunitense in blocco. E il PV in qualche modo fa parte di questa comunità, fa parte di un evento di cui non si vuole parlare, di un fenomeno che gli Stati Uniti rifiutano di voler vedere e che appunto utilizzano o in maniera parodistica, pensiamo a Otis dei Simpson, o in maniera in chiave horror, appunto Non aprite quella porta. Il quale, tra l'altro, come film, dà anche l'opportunità a Ed Gein di tornare alla ribalta. Ed Gein ha commesso i suoi omicidi negli anni 50, ma comunque gira che ti rigira, lui torna sempre sulla cresta dell'onda, proprio perché è stato così forte l'impatto che ha avuto che è finito in 3 film in maniera indiretta. Insomma, Psycho di Alfred Hitchcock, sulla cui realizzazione è stato fatto un altro film, quello con Anthony Hopkins. Non aprite quella porta. Il silenzio degli innocenti, comunque Ed Gein, sebbene non in persona, ma comunque con i suoi effetti, con il ricordo dei suoi amici, ritorna sempre. Ed è la perversione del sogno americano, in parte incarnata anche da PV, una parte di cui non si vuole parlare, perché appunto un po' ci si vergogna, specialmente in queste zone che passano, diciamo, per essere il peggio appunto delle perversioni americane. PV infatti ne fa parte per certi aspetti ed è per questo che si evita di parlare di lui.
un po' la collocazione te temporale, un po' la collocazione geografica e un po' lo scarso impegno della polizia che per anni ha sottovalutato Pee-wee, perché appunto it was a Pee-wee, un soldo di calcio, insomma, era inoffensivo, sembrava inoffensivo. E direi che questo è tutto, come ho già detto, film, serie TV non mi risultano, nemmeno quelli da terza serata o quarta serata. Speciali TV ce ne sono pochissimi, documentari ancora di meno, bisogna cercare bene, romanzi pochi, compare in pochissimi saggi, ho fatto molta fatica a trovarlo, compare in quelli più specializzati, che appunto è uno dei più prolifici, uno dei più afferrati. Quindi i testi che vi porto sono solamente due questa volta ed è difficile cercarlo in giro, vi avviso. Se volete fare una ricerca su Google, armatevi di pazienza perché si trova molto poco. Se conoscete un testo, comunque un film o uno speciale in cui si parli di lui, qui sotto nei commenti. Non mi sembra che ne abbiano parlato nemmeno in Mindhunter. No, non mi risulta nemmeno quello, quindi proprio non lo conosce nessuno, quindi, o meglio, lo conoscono in pochi, 5 o 6. Saremmo in quattro gatti a conoscerlo obiettivamente. Io stessa avevo pochissime informazioni su di lui prima di approfondirlo per questo video. Quindi, Ruben De Luca, serial killer, in cui viene considerato il prototipo di serial killer, e Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi, serial killer, in cui compare anche lui con pochissime righe come offender organizzato. Direi che questo è tutto, non c'è altro da dire. Good morning.